Buongiorno, oggi c'è l'apertura? No, oggi c'è stata, c'è stata l'apertura fa. Dietro c'è il sole, non si vede. C'è il carosello. Sì, aperto il fondo convenienza. Il nuovo fondo convenienza mondo, perché l'altro è andato a fuoco. Però noi siamo andati da casa bella. Abbiamo fatto un po' di casino, facciamo vedere. Facciamo video spesa dentro la macchina. Oh, forse ce l'abbiamo fatta a centrare la luce, ma non ci credo. Comunque va bene così, dai. Siamo in campagna, abbiamo fatto la spesa. Come di consueto, noi ci veniamo a rilassare qua, sì. Dove c'è tutta la zona anche, nostra di... Abbiamo comprato questa perché almeno tanto se quanto mai la campagna mi ispira. Intanto no, tu scherzaci, questa è un'offertona, l'abbiamo pagata, dillo. 4 euro. Ma come 4 euro? 4,90? 4,09? Sì, sì. 4,90 euro, sì, 12 rotoli. Che è? Ah, vedi, fa il bianco. No, guarda. 12 rotoli. Allora io mi assento un attimo e voi dai. Subito. Senti, vogliamo vedere i commenti se l'hanno fatti qualcuno? Dopo, prima facciamo vedere quello che abbiamo speso. Ok. Sì, che abbiamo speso, che abbiamo comprato. Ah, adesso vi rispondiamo ai commenti e facciamo un video risposte. Guarda che tir grande, madonna Marco, qui ci prenderanno per due. E dai, posa sta carta igienica, che vergogna. Questi ci prendono per due zozzi, perché dice questi vengono a appartare. Ma che ci frega? Oh. Che vergogna, dai, piglia la roba, veloce. dai, piglia la roba, veloce. Mo se pensano che dobbiamo buttare la roba. Perché qui c'è qualcuno che ci ha buttato, stavo guardando. Comunque abbiamo comprato questo cuscino che costava 29,90. Fallo vedere tu quanto l'abbiamo pagato. Dillo tu. 2,95 euro. Oh. Anziché, fallo vedere. Qui dormi su, anziché 29, 2,95 euro. Ah, regà. Mi sembra una cosa tanto strana, però. Qui non si dorme sugli allori, si dorme su microfibra relaxing. Ma che dici? No, ma che sta fa coso? Come si chiama quello lì che ti sta antipatico? No, Mastrota. Giorgio Mastrota lì. Madonna, io lo detesto, questi piedini che fa tutti i passetti. Ma no, pure. Ma poi che fa la doccia il nudo lì, che fa, se fa pure la doccia per farsi vedere. Perché c'è un bel fisico, perché sei invidioso. Ma comunque, mi faccio poi 2,99 euro, quanto, vabbè, comunque il cuscino. Poi abbiamo comprato 50. No, dove... vabbè. Vabbè. Abbiamo comprato svelto, piatti. Ecco. Un bagno, per dai, e basta, per favore, 88 centesimi. Quant'è, un litro? Un litro. No, poi i tovaglioli di plastica. Ah, quanto? Dai, quanto l'hai pagati? Tu lo sai. Dai. 1 euro, 99. 99 centesimi, sì. Questo colluttorio whitening di Capitan Uncino, di pasta del Capitano, 99 centesimi. Poi le veline. Oh, che era un moscone, un coso. E le veline le abbiamo pagate quanto? 79 centesimi. 88 centesimi Dove, due saponette. Dove? Dove. Poi 700 grammi di piatti fondi, 1,87 euro, giusto? Sì. Poi Pino Silvestre, chi non si ricorda Pino Silvestre della nostra età? Chi alla nostra età non si ricorda Pino Silvestre, ragazzi? Fantastico. Abbiamo preso 59, sì, è un amico tuo. 59 centesimi Pino Silvestre. Poi, dai Marco, ma metti qua. Ah, ma questo abbiamo fatto. 99 centesimi i bicchieri di plastica, eccoli qua. Poi, ma se lo mettiamo un po' dentro la macchina? Dai, ma ti ricordi l'arbre magic che andava negli anni 80? Noi sempre con questo arbre magic non doveva mancare. Dai, metti dentro e adesso facciamo le video risposte. Ah, poi vabbè, ho comprato sempre una così e una così. Coca Zero, Coca Light.
Scusate, ma io a un certo punto del video devo mettere il cappello. Quanto sei stupido. Perché? Dai. Scusa. Ah. Poi, dai, rispondiamo a questi commenti. Allora. Prendo il cellulare, se ce la faccio, e vi rispondiamo ai commenti. C'è una novità. Ma il cellulare dove ce l'ho? C'è una novità, cioè... Se mi potete dare un consiglio, chi di voi ha fatto la luce pulsata? La luce pulsata? Anche. Che c'è? No, è un'occasione. Scusa, allora, 50 euro. Io ste fortune capitano una volta all'anno e bisogna sfruttarle. 50 euro. Linguine. 50 euro a seduta. Sì, 50 euro a seduta, linguine. 90 total body. Voglio dire, quindi ascelle, braccia, gambe, baffetti. Caspita, scusa Marco. Che culo. Si può dire? No, però l'hai detto ormai. Che fortuna. No, comunque, è fortuna. Io... Ma infatti no, vabbè. Non so, però sono indecisa se fare solo linguine o fare anche gambe, no, braccia e ascelle. Ride. Mosca cammina che c'hai quattro peli. Davvero? Comunque, no, a parte tutto, fatemi sapere se... Mi raccomando, questa è chi di voi l'ha fatta, mi faccia sapere. Fateci, vi prego, sapere, per favore. Se devo buttarsi 90 euro o no? 90 euro a seduta, si fa una volta al mese. Dove fanno sedere? Allora, ovviamente io ho letto qualcosa. Linguine è la parte del corpo che risponde meglio perché i peli sono più duri. Questa non ce l'ho tantissimi, tutto, però vero. Eh sì, vedo un fumo. Vabbè, questo idrante qui dopo sì. E comunque, vabbè, Marco non mi interrompe perché io già sono un po' sconclusionata. Piccolino. Se i peli non sono scuri, per esempio, io qui ce n'ho tanti, me li sto facendo crescere, no? Però sono abbastanza chiari, non sono scuri, sono biondo scuro. Quindi chissà se funzionerà, e la mia titubanza è proprio quella. Mentre il linguine il pelo è più scuro, magari qui, sto lasciando, ce n'avrò, mi sa la mattina quando li lavo li chiamo per nome perché ce n'avrò 20, non di più, faccio l'appello. E vabbè, fatemi sapere. Dai, rispondiamo a questi commenti, su. Tu parla, vediamo. Io ti rispondi tu. No, tu vedo che sei bello stravaccato. Zitto, non mi... Non mi disturba, stavi a dire, vero? Mi sto concentrando. Aspetta, mannaggia a te. Allora, vediamo. C'è qualche mosca. Non ci scherzare, perché la sera fai così. L'altro giorno ho mangiato il kebab con la cipolla. Buono. Ma ce l'ha messa poca. Poi ce l'ha messa poca. Vicino a me col viso così, la notte mi sveglio perché lui ogni tanto fa qualche rumore di questi. Mi sono svegliata di scatto. Una puzza che non si poteva stare. Sono punti di vista. Può essere un odore di aglio, di cipolla. Una puzza allucinante. Io detesto le puzze. No, non ho baciato per 3 giorni. Bugiardo! T'ho baciato pure con tutta la puzza. Sì, sì. Allora, vediamo. Questo? Chi è? Aspettate, ecco, Eccomi, come devo fare? Ma qui non prende bene. Oh, sì, il sondaggio, che è? Sondaggio YouTube. Nessuno precedente? Quale dei seguenti marchi ha sentito nominare? Vabbè, Ferragamo sì. Zara sì. Massimo Dutti sì, Barberi sì. Barberi, mi hanno spiato. Che ieri sì, stavo sì, parlando spiano di queste cose. Allora, vediamo. Zitti. Ecco. Vediamo. Allora, Marco, ma li vendi i quadri di Diabolik? Io questo? Sono un appassionato e ho una Roberto e ho la Rossi collezione. Se sì, quanto costano? No, non li vendo più. Cioè, per un periodo l'ho venduti con piacere, cioè, ma non per guadagnarci, perché ce ne avevo talmente tanti, ne ho fatti che alla fine l'ho dati via agli amici oppure qualcuno mi richiedeva. No, però dopo... l'hai dati via anche a sì, al coso, quello delle cornici. Sì, quello lì me l'ha chiesto, il l'ha signore esposto, vende quadri e cornici. Però dopo sai che mi cominciava a diventare... Dopo glieli chiedevano su di commissione... Lavoro. Allora no. E allora? Perché sai, io guarda, ho dell'ispirazione per fare, non è che adesso metto lì, fammi un po' Lupin, boom, diventa a fare Lupin.
No, poi mi hanno chiesto Marilyn Monroe con gli occhi brillantinati. No. No, Marilyn Monroe l'hai fatta quella del, fatta, del bar. L'ho fatta, però sì, perché gli ho fatto proprio così, diciamo un regalo. Lui tanto. Quando diventa un lavoro non gli piace più. No, no, no. Deve essere un hobby. Come diventa lavoro non lo fa. E quindi ecco, no, poi ho buttato via tutto, tutte le cose, i cavalletti. No. È uguale, Marco. Comunque, grazie Roberto perché ammiri la mia arte. Poi, bel video, siete bellissimi. Ramona Ice, anche lei la seguo. Grazie Ramona. Grazie Ramona. Top. Lei è meglio di me. Io sono. Guarda, quanta... cioè, sai perché fa questa cosa? Scusa, te danno per farti anni. Di, ma fa la fine di galera, me li danno. Per farsi dire: no, Marco, ma sei un bellissimo uomo anche ma tu. Sì, ma sei bellissimo. No, no. Guarda, vedi? Però mosche. È bello, ma è un grande, vedi le mosche tutte addosso a lui. Quindi, dove vanno le mosche? No, è che uno si sente obbligato a dire siete bellissimi. Però ma io capisco. Obbligata, puoi scrivere pure. Ma si scrive una cosa carina, pure io. Grazie, grazie. Ogni tanto saluto un collega e gli faccio, che ne so, mi dice, oh, ciao Teresì, ciao bello. Mi dice, sì, se ero bello stavo qui, oppure mi dice, ah, buciarda. Capito, però. Grazie, amore. Ah, certo, una cosa carina. Poi, grazie a Jackson, anche lei ci commenta sempre. Grazie. Buonasera con i Gipesci, pollice in su, per la vostra simpatia. Ciao, alla prossima. Grazie, grazie. Sei sempre carina. Allora, e invece ricette e risate che seguiamo. Aspetta, fammi mettere mi piace. Mi piace, mi piace. Ah ah ah, siete sempre fantastici. Le metto in frigo? No, mettitele punti punti sotto l'ascelle e il pollice in su per me, perché che proprio ragazze, voi lo sapete, insomma, che noi vi seguiamo, così come seguiamo Betta e Bonnie. Ciao bimbi belli, posso mancare al vostro oddio dov'è? Al vostro video spesa? No, immancabile. Che bellissima l'opera di Marco. Stupenda, mi piace un casino. Aspetta, Sì, baciotti Betta. Ciao Betta, ciao Bonnie, ciao. Anche a voi un bacione grande grande. Baci a tutte le persone che ci hanno commentato, che sono poche, ma non importa. Sì, sì, no, ci fa bene, piacere bene. Comunque. Va bene, ragazzi. Tutti i ragazzi, ragazzi. Allora, prossimo video rispondiamo ad altri commenti ragazzi, se ci sono qua sotto. Sì. Niente, facciamo così, rispondiamo ai vostri commenti tramite video se vi va. E fatemi sapere della luce pulsata, vi prego. Adesso pure le doppie punte. Sto cercando di adesso taglio perché. Mezzogiorno. Beh, andiamo dal giapponese a già pranzo, anche se io sto un po' ancora non proprio benissimo lo stomaco. Comunque, via. E va bene, ci vediamo alla prossima se vi va. Ciao ciao, mettete un pollice in su e se non siete iscritti iscrivetevi al canale. Ciao! Ecco io. Attacca tu!